Benvenute, benvenuti, grazie per essere qui. È un'occasione molto simpatica innanzitutto. Il bello è la seconda volta che Paolo Patti ci onora della sua presenza all'interno di questo ciclo che è iniziato una decina di giorni fa con una conferenza di Rosi Predotti e continuerà oggi e domani con Paolo Fabbi, poi dopo le vacanze di Natale avremo anche probabilmente Guattarini e Rigger, almeno per ora. Prima di iniziare però volevo dirvi che ho avuto due belli omaggi da Paolo, quindi vuol dire che dovremmo invitarlo sempre, perché questo per la biblioteca, Umberto Eco, simbolo, e sotto il segno di Federico Bellini, entrambi per la biblioteca, e uno credo per me. Bene. Io sostanzialmente non ho altro da dire, oltre che sono molto grato a Alberto Abruzzese per aver immaginato questo miniciclo, cosa che non rientra in genere nelle sue abitudini, occuparsi anche dell'organizzazione di qualcosa, che vuol dire che gli interessa, molto, che ci tiene molto, e a Giovanni Lacone, con cui abbiamo iniziato e continueremo questo dialogo. Quindi gli cedo la parola perché è lui un altro degli attori di stasera. Grazie. Grazie, intanto sono veramente onorato di questa bellissima compagnia e di poter ascoltare Paolo Fabbri su questo nostro progenitore. E devo dire che per spiegare un po' anche agli studenti che oggi in un certo numero sono partecipano a questa occasione, ho dovuto dire una cosa un po' rischiata forse nei giorni scorsi, cioè che probabilmente per noi mediologi, almeno di marca abruzzesiano, non so come mi atto di finirmi ormai, però ma forse non solo, ma forse proprio per quelli più vista sono stati più vicini ad Alberto Abruzzese fin dall'inizio, il riferimento a Barthes non era così scontato, non è stato uno degli autori su cui ci siamo formati. L'abbiamo incontrato via via, e questo anche è una cosa degli interesse, anche il fatto di come oggi noi lo possiamo rileggere e riscoprire. Questo è un dato culturalmente secondo me importante, no? Ormai dopo molti decenni di scienza dei media, di mediologia. Lo possiamo riscoprirlo in pieno, come uno dei nostri padri fondatori, così come stiamo riscoprendo altre cose, via via. Questo perché anche sul piano mio, diciamo per esempio della mia generazione di 60-tini, ecco, qui devo anche a forse l'imprinting più a Roberto Antonelli che ad Alberto, abbiamo scoperto la semiotica più attraverso Cesare Segre e poi attraverso Yuri Lockman che non attraverso Roland Barthes, i francesi e Umberto Eco. I primi esami miei all'università fu indirizzato da quella parte, devo dire abbastanza felicemente contento di questo. Poi ovviamente, tornando alla semiotica, che è indispensabile per noi che studiamo i media, naturalmente, no? E a tutte le sue varianti. Rileggere Barthes oggi per me è stata un'occasione, diciamo, questa di stasera, e soprattutto perché ho ritrovato l'ultimo Barthes, il Barthes dell'ultimo periodo, con dei testi che io giudico veramente eccezionali dal punto di vista della scienza dei media. Mi riferisco in particolare alla Camera Chiara, che credo sia il testo più sublime dal punto di vista mediologico che ha scritto il nostro oggetto di studio di stasera. Ma poi ho trovato anche che adesso Marrone mi ha spiegato che sono più diffuse in Italia di quanto io non sapessi, per esempio questo bellissimo saggetto sulla Tour Eiffel, perché noi in fondo studiando la pubblicità abbiamo scoperto ovviamente Vittorio Sciarra, studiando la semiotica abbiamo scoperto i testi canonici del Barthes, ma quello più noto,
e devo dire che forse per noi adesso è ora di una terza fase in cui andiamo a recuperare quello che Barthes ha capito e ha capito fino in fondo, non tanto su un piano, diciamo, scientificamente formalizzato, quanto dal punto di vista delle sue grandissime intuizioni, proprio sulla natura dei media e sulla natura dell'immagine. Probabilmente mi fermo qui perché abbiamo da sentire due studiosi illustri, e però per gli studenti vorrei un po' che fosse questo un po' l'imprinting stasera del ragionamento che poi andranno a fare, perché su questo dovranno riflettere. Passo la parola adesso a Paolo. Buonasera, sono stato insignito del ruolo di responsabile di Roberto, e insomma insieme abbiamo pensato che in una fondazione come questa valesse la pena di riflettere su pensiero francese, o da parte del pensiero francese, che ha una sua tipicità, una sua differenza molto forte, da questo mio punto di vista, con la cultura italiana. Per chi si domandasse quale potrebbe essere la trattazione per me di questo argomento, lascio qui sul tavolo per chi la voglia vedere una celebre illustrazione a la rivista Acefal, che è naturalmente un'illustrazione che rovescia interamente la figura di Leonardo, no? L'immagine che Leonardo dà dell'essere umano. Questo c'entra molto. Sapevo che questo avrebbe prodotto un piacere immediato in Norvegia. Dato che appunto queste giornate sono dedicate tantissimo a Leonardo. Io devo solo intervenire 2 minuti, allora questo è per dire che mi sembra e diciamo, credo di avere trovato un conforto anche nelle posizioni di Paolo Fabbri, mi sembra che appunto ci sia, sia interessante interrogarci su che cosa c'è di eccentrico, diciamo, nella letteratura tra virgolette francese intorno ai temi della contemporaneità. Diciamo che avventurarsi in questa letteratura significa anche interrogarsi sul perché molti di noi nel tempo hanno trovato in questa letteratura un qualcosa che sembrava loro radicalmente diversa, diciamo, dal pensiero corrente. Se appunto per fortuna sono tanto responsabile, sono contento che questa cosa sia riuscita, sono contento che sia riuscito il ponte con Giovanni Ragone, quindi con l'università, avendo, diciamo, poi vediamo magari se nelle discussioni questo può saltare fuori, avrei richiamato un'intervista di Roland Barthes sulla pigrizia, straordinaria intervista, che poi Facebook appunto, come dire, no, che ha questa caratteristica di rimettere in circolo inspiegabilmente dei documenti, è straordinaria, avendo tempo, diciamo, di analizzarla. Infatti non ne parlo quindi di questo, ma ricorderei anche un volumetto nella collana di Paolo Fabbri in cui viene commentato da Iacovello, un saggio molto esteso, viene commentato un saggio di Roland Barthes sull'ascolto. Ora, per chi se si occupa di comunicazione, sappiamo quanto, diciamo, si sposti, diciamo, l'asse della riflessione sulle forme di comunicazione di massa se concentriamo l'attenzione sull'ascolto, e sicuramente questa è una delle cifre dominanti in questa fase, diciamo, dei sistemi comunicativi, anche nel loro, e forse ancora di più nel loro salto tecnologico. Ma ho detto tutto e quindi posso cedere la parola molto volentieri, ringraziando
ringraziando la sua generosità a venire oggi e verrà anche domani a parlare con noi. Seguiranno poi, dopo le vacanze, altri incontri, sicuramente su Derrida, su Michel, su Michel Serra anche, lo spero, perché appunto, no, contiamo anche sul successo che sta avendo, questa iniziativa, contiamo appunto di continuare su certi filoni che ci sembrano particolarmente interessanti. Paolo. Grazie. Benissimo, come si dice, no? Benissimo, grazie dell'invito, e anzi del reinvito, perché sono già stato qua qualche tempo fa per parlare di Baudrillard, che è una figura che tornerà in tutti e due i miei interventi, e forse in particolare in quello di domani, quello su video. Quindi grazie dell'invito per una seconda volta, che mi consente di interrogarmi sulla particella linguistica re, il reinvito, vediamo cosa vuol dire. Vi dico subito la ragione. Quando negli albori dello strutturalismo qualcuno chiese a Barthes di inaugurare la rivista Poétique, che è una rivista che ha avuto un lungo successo, che ancora vive, Barthes la aprì con un breve articolo che si chiamava Par où commencer, cioè da dove si comincia, che secondo me è assolutamente straordinario nella riflessione, davanti a una problematica di significazione, come si comincia? Allora io volevo darvi come indicazione, ne perdonerete, questo piccolo testo che è uscito molto pochissimo tempo fa ed è una conversazione che ho avuto con Barthes. Il testo c'è una prefazione di Gianfranco Marrone, una postfazione, mi scuso, e è un piccolo testo che è molto sorprendente. Io un giorno ho ricevuto a casa l'anno scorso un amico che stava lavorando alla Biblioteca Nazionale sugli attacchini di Barthes e mi ha scritto dicendo: Barthes era a Firenze nel 1965, cioè alcuni secoli fa, c'era ancora l'impero austro-ungarico, e in quel periodo lontanissimo dice di aver avuto con te una conversazione. Io ho detto no, non mi ricordo, ho avuto una lettera irritatissima di questo signore, un filologo serio, e allora ho cercato nel mio archivio e ho estratto questa intervista, che è un'intervista dove Barthes racconta quello che è diventato poi uno dei cavalli di battaglia dello studio della semiotica e certamente del media, cioè lo studio sulla narratività. Che è molto bizzarro, perché rileggendo questa intervista si ha come l'impressione che già è tutto lì, cioè che le teorie narrative che oggi sono approdate a quello che chiamo il decelebrato storytelling e sono in realtà già lì, cioè nel 1965. Allora, però è anche vero che Barthes è stato caricaturato in questo senso, cioè è diventato questo signore qua, questo dell'omodiegetico, eterodiegetico, di una terminologia relativamente oscura e complessa, che però ha preso rispetto a questa stessa terminologia delle distanze, o come diceva lui con molto simpatico, un certo agio rispetto a questa definizione. Allora, visto che bisognava farlo perché questa conferenza lo esige, mi sono domandato se non potevamo fare un piccolo esperimento di pensiero che ci consentisse di rivedere la posizione di Barthes fino al libro fondamentale di cui proprio parleremo, che è quello della Camera Chiara. E mi sono subito domandato se non era il caso, visto che stiamo riprendendo Barthes in una ripresa di conferenza, se la dobbiamo interrogare su quella piccola particella che è re. Allora, voi sapete che re vuol dire una cosa molto semplice, si può rifare, ripensare, tutti i verbi che volete, ma re può essere o dall'inizio, si tratta di un re incoativo, ricominciamo da capo, un re che ricomincia dalla fine, cioè adesso le cose sono così, andiamo avanti, e poi c'è un re che comincia dal mezzo, c'è un re
come dire, durativo e iterativo, cioè ricominciamo Bach dal mezzo, è questo che vorrei proporvi. Non ricominciamo dall'inizio, non ricominciamo dalla fine, ricominciamo dal mezzo. E uno delle cose che potremmo fare in questo esperimento per tentare di vedere se troviamo dentro Bach alcune specificità che rispondono ad alcune esigenze e anche alcune strategie di intelligibilità, che sono quelle che ci richiede una riflessione sulla cultura francese, se non è il caso di chiedere a Barth cosa ne pensasse. Perché Barth ha dato una definizione della sua, per così dire, del suo movimento intellettuale. Allora ve lo leggo, è in questo brevissimo e appassionante libro che si chiama Roland Barthes, par Roland Barthes, una specie di sua autobiografia in cui lui descrive una biografia intellettuale attraverso un sistema molto articolato di frammenti, ma torneremo sulla questione del frammento, racconta di sé. Questo è interessante perché si chiama doxa e paradoxa, cioè la doxa e il paradosso. Lo leggo perché vale la pena, perché dà una scansione del suo pensiero e pone un problema che in qualche modo possiamo oggi portare avanti. Allora, la doxa, opinione corrente, è insopportabile. Per liberarmi postulo un paradosso. Poi questo paradosso si invischia, diventa anche lui una nuova concrezione e una nuova doxa. Devo dunque andare oltre, verso un nuovo paradosso. Rifacciamo il percorso. All'origine dell'opera parla di sé, l'opacità dei rapporti sociali, la falsa natura. La prima scossa quindi è demistificare, ecco le mitologie, lui che dice, le mitologie. Poi la demistificazione si immobilizza in una ripetizione, va dunque spostata. La scienza semiologica, allora postulata, tenta di scuotere, di vivificare, di armare il gesto. La posa vuole vivificare la posa mitologica dandogli un metodo, cioè l'idea che la semiotica è un metodo per vivificare in qualche misura la dimensione delle mitologiche, della critica ideologica di Barth, ricordatelo, Barthiano. La scienza semiologica vuole fare questo, a sua volta però questa scienza semiologica viene a impelagarsi in tutto un immaginario. All'auspicio di una scienza semiologica succede la scienza, spesso tristissima, dei semiologi. Bisogna quindi discostarsene, introdurre in questo immaginario poco ragionevole il seme del desiderio, la rivendicazione del corpo. Allora ecco il testo, la teoria del testo. Ma riecco che il testo rischia di bloccarsi. Si ripete, si disperde in testi opachi, testimoni di una domanda di lettura, non di un desiderio di piacere. Il testo tende a degenerare in chiacchiera. Dove andare? Conclusione di Barth. Je suis là. Cioè, sono qui, sono a questo punto. Ecco, da questo punto mi piacerebbe andare avanti. Ma mi pare che sia chiarissima la posizione di Barth. E lo mostra molto bene nella sua rivendicazione. Do solo una piccola indicazione molto utile, che lui comincia con l'insopportabile. Il movimento che lo porta avanti è l'insopportabile. Non ce la faccio con la doxa. Ricordate la frase famosa di Deleuze, che peraltro aveva un polmone solo, lo sapete, dice del nuovo, se non soffoco. Questa era un po' l'idea all'inizio. Bene, allora, per farlo alcuni chiarimenti che ci saranno indispensabili e che ritengo utili per la nostra riflessione. La prima, Barth non è un filosofo, Barth è un semiologo. Allora è un problema molto delicato questo, perché se aprite qualunque indicazione diranno che Barth è un filosofo, domani ne parveremo della questione di Virilio, Virilio è un filosofo. Titolo, filosofo del disastro. Allora, certo, lui ha letto il Nietzsche di Deleuze, certamente, ma la definizione di Barth è: nessun filosofo è stato il mio
punto di riferimento. Ma dici molto semplicemente. Allora, si può dire che si può fare filosofia senza avere nessun filosofo come punto di riferimento, non lo so, discutiamone. Ci interessa, ma cos'è che ci interessa di questo? Ci interessa che Barthes fa parte certamente di una problematica fondamentale della cultura francese, che è la importanza fondamentale della soggettivazione, del soggetto, ma sappiamo, Descartes un po', e che invece Barthes si ritrova nel periodo storico dello strutturalismo di cui fa parte, ma che non è certamente lui a, in qualche misura a sollevare, davanti a un fenomeno in Francia di richiesta rigorosa di oggettivazione. Cioè, Lévi-Strauss, la grande scienza antropologica, André Masse, la scienza linguistico-semiotica, vuole essere oggettiva. Volete un esempio? È molto semplice. Un giorno Barthes è andato da Lévi-Strauss e gli ha chiesto se accettava di essere il suo direttore di tesi. Cosa gli ha risposto Lévi-Strauss? Neanche per sogno, evidentemente. Evidentemente perché le mitologiche di Barthes erano troppo intinte di soggettività. E invece per Lévi-Strauss il problema fondamentale era di operare all'interno della cultura francese dominata dalla problematica del soggetto una problematica diversa. Abbiamo già parlato con Baudrillard della questione dell'oggetto. Baudrillard sposta la problematica della soggettività su una riflessione sistematica degli oggetti. E non a caso ci torneremo. Baudrillard è stato uno studente di Barthes. Torniamo dunque a questa cosa. Trattamento in termini di miti, di codici, eccetera, eccetera, non soddisfaceva il nostro amico Barthes, che però era molto cosciente che questa problematica di un rientro della dimensione soggettiva andava in qualche modo non semplicemente reintrodotto, come capita molto spesso, con una specie di ritorno del soggetto, dell'intimità, dell'io, eccetera, eccetera, ma andava ripensata radicalmente, e di quello di cui parleremo. Perché è un semiologo? Beh, tenterò di dimostrarlo, perché il suo grande problema è il senso. Cioè, come dare senso alle cose, come togliere senso alle cose, come trasformare il senso delle cose. Il senso inteso non come una proprietà degli oggetti, come una parola ha un suo significato, ma l'idea che un senso inteso come sistema di differenze, come sistema prima di tutto, e come sistema di differenze, di elementi differenziali, che sia la differenza o la differenza, naturalmente. Che tratta la questione del valore, valore inteso nel senso, questo c'è un certo valore, diverso da un altro valore, il valore di creato delle differenze, ma valore anche intrinseco, i valori. Quindi una semantica, certamente, una semantica valoriale. Bene, quindi non soltanto la significazione, ma anche la referenza, cioè i segni, che relazioni hanno con la realtà. Questo problema lo toccherà in una maniera curiosa che io tenterò adesso di tentare di dimostrare. Secondo me questa piccola strategia che tento di adottare è un modo per rendere conto di uno stile di intelligibilità, uno stile che è un po' quello il nostro problema, cioè in qualche misura non si tratta solo di un approccio sistematico, si tratta anche di uno stile, conciamo stile Deleuze, o può avere invece appunto uno stile Lacan, eccetera. Cioè, credo che valga la pena di porci questo problema di una definizione di uno stile, la porrei in un modo molto semplice, che è di Barthes. Barthes diceva che lo stile è la voce decorativa della carne, ma questa definizione la possiamo lasciar perdere, ne preferisco un altro, una deformazione coerente di concetti. Lo stile è una deformazione, altrimenti non avremmo uno stile specifico, coerente però, altrimenti non ci sarebbe uno stile. Di che cosa? Certamente di concetti e di percetti e di affetti. La deformazione coerente di affetti, di percetti e di concetti. Detta definizione. Vediamo se troviamo la definizione di uno stile di Barthes. Bene, per farlo devo fare con voi un piccolo viaggio. Viaggio verso l'Oriente.
E guardate che non è male fare il viaggio verso l'Oriente, perché sapete che il sole viene di là, è in Occidente che tramonta il sole, dovremmo ricordarci. E andiamo, seguiamo questo cammino di Bach e lo seguiamo dando a questo cammino una parola chiarissima, che Bach usa sempre, continuamente, e lo dimostrerò, che si chiama Tao. Cioè, voglio orientare Bach, voglio riorientare Bach, voglio rileggere Bach col buddismo, con lo Zen e col Tao. Se ci riesco, se riesco ad arrivare con quello fino alla camera chiara, io credo che avremo fatto un piccolo passo avanti, che non sono le cose che si raccontano dappertutto, ma che racconta soltanto alla Fondazione Primoli. Bene. Allora, vi do alcune indicazioni bibliografiche di testi che appaiono sempre nei libri di Bach. Il libro di Alan Watts, Buddismo, quello più frequente delle sue citazioni, compare in tutti, compreso nei frammenti del discorso amoroso. Suzuki, l'introduzione al Zen, che voi conoscerete sicuramente, il libro di Maurice Percheron, francese, sul buddismo, il Buddha del buddismo, e addirittura, persino Shoyan Trudna, la pratica della dieta tibetana, appare in tutti, come nelle, in tutte le bibliografie di Bach. Vi sfido a riconoscere autori che se ne interessano. Bene, andiamo avanti e dopo avervi fatto vedere, volevo ricordarvi questi disegni di Bach, che voi conoscete, e che rispondono a un semplice fatto. Bach ha visitato 3 volte il Giappone, 1 volta la Cina, studiava il Giappone in casa, faceva i biogrammi ed è stata una delle sue normali, quotidiane esperienze che ha fatto di Bach il fatto che lui trovate sulle sue citazioni nell'Impero dei Segni, ovviamente il viaggio in Giappone, dove è stato guidato da un francese di straordinaria qualità che si chiama Maurice Tanguay, che è l'autore di un libro famoso sul suicidio in Giappone, un grande storico e anche un sociologo, sul testo Giappone, che è dedicato a Bach, appunto. E poi invece un grande viaggio di Bach, il carnet del viaggio in Cina, dove Bach non ha capito assolutamente nulla, perché è stato trascinato da 2 maoisti frenetici. Il primo si chiama Yulia Kristeva, è il suo marito Solers, 2 maoisti frenetici che hanno partecipato a tutti quei balletti straordinari della Cina maoista e in cui non hanno capito assolutamente niente. Bach è tornato a casa un po' depresso e ha scritto una lettera che Solers non gli ha mai perdonato, gli ha detto: un viaggio così lungo che non ho mai neanche visto Ankiki de Chanois, delle Chinois. Kiki vuol dire pisello, noto che Bach aveva dei gusti precisi in questa direzione. Allora, ecco i libri dove troverete sistematicamente articolati i concetti del taoismo e soprattutto dello Zen in frammenti di discorso amoroso. Nei frammenti di discorso amoroso addirittura c'è scritto che lo Zen ha una teoria molto precisa delle emozioni, delle percezioni umane, che è bellissimo, ma poi ci torneremo. Ci sono delle descrizioni di koan, cioè di domande paradossali a cui vengono date delle risposte paradossali, e c'è ben altro naturalmente. Soprattutto in questo libro, La preparazione del romanzo, che precede immediatamente ed è appunto con tutti i materiali che poi nello stesso anno, nell'80, daranno luogo alla Camera Chiara, insisto molto su questo, di cui 150 pagine sono dedicate all'haiku, cioè, io ci torneremo sopra, a quelle piccole poesie giapponesi molto molto diffusi. Sapete, sono 3 versi, i 5, 7 e 5 sillabe, e che sono
sono, se voi volete, la passione di Barthes. Barthes dedica dunque all'Haiku 150, che riprendendo quello che ha già fatto nel suo viaggio in Giappone. Nel suo viaggio in Giappone ci sono due paragrafi molto importanti sulla estenuazione del senso e sulla estinzione del senso, che hanno come oggetto precisamente l'haiku, cioè una poesia giapponese. Ecco, e poi troveremo evidentemente un piccolo problema. Perfetto. Così. Si vede? No. Togliamo questo. Bene, mentre cerchiamo delle due immagini, una prima affermazione. Secondo una vulgata molto curiosa, Barthes non si è mai interessato di poesia. Guardate, è molto strano, perché Barthes è l'uomo della narratività, dei frammenti narrativi, è l'uomo dei concetti, ma non della poesia. Bene, è un falso, e lo vediamo benissimo. Si è interessato della poesia cinese, ma soprattutto della poesia dello Zen, che è esattamente il, in questo caso, ci siamo. Che è appunto l'haiku. Lo fa evidentemente avendo dietro di lui qualche riferimento solido, Valéry, Blanchot, Proust e così via. Ma l'idea che Barthes non è interessato alla poesia è particolarmente sbagliata per due ragioni. La prima è perché lo strutturalismo nella sua pratica nasce dalla riflessione sulla poesia. Il primo testo che ci insegnavano, compreso Segre, figuratevi, per primo, era il famoso testo scritto da Jacobson e da Lévi-Strauss sugli Chats di Baudelaire, era un'analisi di un poema, come tale. Allora, è stato il successo, diciamo così, del concetto di narratività, che oggi ha sostituito persino il concetto di inferenza logica. Oggi la gente non fa più inferenze logiche, fa racconti. Mi permetto non un ragionamento ma una narrazione, cosa che va benissimo. È così di solito che si risolvono i problemi di tribunali in Africa. Sapete, in Africa il tribunale vince quello che racconta il proverbio più adeguato alla situazione, e credo che sarebbe questa la situazione. Ma in realtà il Barthes era interessato, cito lui, l'haiku è la forma radicale della poesia. E nella preparazione del romanzo, a pagina 182 dice: la poesia è una pratica della sottigliezza in un mondo barbaro. La poesia non è decadente, ma sovversiva e vitale. È necessario lottare per la poesia. La poesia dovrebbe far parte dei diritti dell'uomo. Mi sembra molto ragionevole. Ora, se mi dite che Barthes non è interessato alla poesia, mi alzo da qua. Me lo dicono tutti, l'ho visto scritto da tantissime parti, soprattutto in inglese, ma è perdonato. Sono americano, come diceva quella. Allora, l'altra cosa che insisto molto su questo è che Barthes, quando studia il Giappone, soprattutto, ma anche la Cina, lo fa senza conoscere molto spesso la lingua e soprattutto quando descrive la vita quotidiana, il cibo per esempio, i vestiti, le configurazioni del viso, la fisionomica, il modo di inchinarsi, eccetera, non sta soltanto facendo quello che si chiama oggi semiotica della cultura, lo fa, ben inteso, ma fa anche in qualche misura qualcosa di più, una riflessione estetica su questa questione che non è scissa dalla prima. Mi sembra che sia uno delle grandi perdite di non avere, di nuovo torniamo alla questione dello stile, di non avere messi insieme queste due dimensioni. La dimensione poetica, in qualche misura, è una scrittura che sia una scrittura
sociologica, per esempio. Con Alberto abbiamo un progetto che dovrebbe andare in questa direzione. Bene, su questo, partendo da questa ipotesi, vorrei con voi giustamente tornare su alcune questioni che sono molto importanti per Barthes, come quella per esempio delle poche, oltre alla narrazione, i pochissimi concetti di lui che sono rimasti, quella opposizione studium punctum, che è tipico, per esempio, è stata molto ripetuta fino alla... e di cui sappiamo molto poco. Da dove viene questa opposizione? Non c'è nei trattati di retorica tradizionali. Ebbene, e che gli servirà per lo studio della fotografia. Allora, cominciamo con questo famoso AEQ, con questi brevissimi testi. Cioè, vi do un esempio di un AEQ sui gradini del tempio, rivolto verso la luna d'autunno, mostro il mio viso vero. Ecco. Tra l'altro, ricordatevi, non è giapponese, è di Borges, che ha scritto un piccolo libro. Borges ha scritto un libro di 80 pagine straordinarie sul buddismo. Anche questo non viene letto, perché come è noto Borges non scrive saggi sul buddismo, ma con questo del primo li possiamo dire cose che già hanno detto. Bene, allora, il problema di Barthes, dunque, è di pensare l'haiku come una problematica letteraria che è in qualche misura la verità dello Zen, cioè della quella specifica pratica del buddismo giapponese, cinese dice Chan, che vuol dire meditazione. Fino che si giunge al Satori, la parola Satori torna costantemente, io compreso soprattutto nel libro sulla fotografia, il Satori, una illuminazione che in qualche misura pone fine alla riflessione sulla lingua e provoca un tilt. Barthes usa sistematicamente la parola tilt, e questo tilt è una specie di visione logica, una specie di lampo fulminante, rapidissimo, così come è rapido il testo, un flash logico, sono parole sue, uno shock folgorante, non un'esplosione, è un'implosione. Sono sempre parole sue. L'altra strategia è quella del koan. Koan, sapete, è una domanda paradossale, ce ne sono centinaia di esempi. Quello famoso è: qual è il rumore di una nell'applauso, qual è il rumore d'applauso fatto con una mano sola? Questa è la domanda che il maestro Zen pone generalmente, e alla fine del quale, dopo molte risposte che spesso vengono accolte dal maestro Zen a bastonate, vedete, il maestro Zen mena, assolutamente, non lo so se fa bene, ma mena, e provoca, dice, non il fatto che mena, ma il fatto che si può riflettere sul paradosso, avete visto, doxa, paradoxa, si può rispondere con un satori, cioè con una illuminazione, la quale non è necessariamente una risposta, ma viene giudicata dal maestro come risposta. Per esempio, dare come risposta, non so, per esempio, io porto via il secchio, che è la risposta che il maestro considera fondamentale, dice: va molto bene, dice quello a cui è posta la domanda, prende un secchio e dice: vado via col secchio, e il maestro dice: ecco la risposta vera, è che è irrilevante questa domanda, che c'è una pratica della vita fondamentale che bisogna fare, satori, illuminazione e chi. Cioè lo Zen, cito ancora Barthes, è una guerra alla prevaricazione del senso. È l'idea che in qualche misura il senso è chiuso dentro paradigmi definitivi, compresi quelli dei semiologi. Barthes è molto allergico alla posizione classica logica, che deve essere logica e logica, A contro non A, B contro non B, eccetera, eccetera. Lui dice molto giustamente: questo è un senso ostruito e costruito. Come si fa a aprire il senso, lottare contro la prevaricazione? Con
il Da con lo Zen, con l'illuminazione e con il Satori. L'Aukuista, lui dice da un nome, è un buddista imperfetto. L'Assista, forse scaltro, è colorato di Tao. Il suo scopo è di fare, dice sempre Barth, una estenuazione del senso e invece una posizione rispetto al mondo. Come avete visto, ci sono gli esempi che ho dato, ci sono i gradini del tempio, c'è la luna autunnale e il Signore volta il viso vero verso la luna. Ma questo referente c'è, non è solo il significato, ma è un effetto, è un effetto di senso, è un effetto di senso che va spostato, modificato attraverso delle strategie specifiche, non si dà da solo. La rottura dei stereotipi produce altri stereotipi. Dire che una donna è un uomo o che un uomo è una donna è altrettanto stereotipo quanto dire che un uomo è un uomo e che una donna è una donna. Quindi l'idea è come uscire da questo gioco attraverso, dice Barth, e adesso ci verrò, una critica patetica che sia propedeutica dei momenti di verità. Ci torno sopra. Effetto e affetto che producono una critica patetica propedeutica dei momenti di verità. Sono parole scure. Allora, come fare? Perché è evidente che non è sufficiente postularlo, è di riconoscerlo in una prassi, in una pratica, che nel caso particolare è per lungo, è l'haiku, cioè queste brevissime composizioni, brevissime assolutamente, 5, 7 più, di cui Barth si preoccupa poco della prosodia, ma si preoccupa molto dei contenuti. Ma per farlo ha bisogno di collocarlo dentro una tipologia testuale e una tipologia semiotica. Qual è la tipologia testuale? Quali sono i criteri, diciamo, testuali rispetto ai quali prende posizioni una forma come quella dell'haiku? Beh, allora, la narrazione fiume, il racconto che comincia e che non finisce, Proust, se voi volete, ma abbiamo ben altri esempi, che in qualche misura proprio il contrario dell'haiku. Il concettismo, cioè l'idea che il problema fondamentale sono la produzione di concetti, concetti non articolati poeticamente. Qual è invece una delle caratteristiche che tocca di più un autore come Barth, che comunque, non vi dimenticate, insegnava al Collège de France quando è morto, si insegnava semiologia della letteratura, non è che insegnasse altro. È l'idea della notazione. Come si prendono note? Come, quando lavoriamo, quando studiamo, quando l'artista e lo scrittore, come nota? Come prende il riferimento? In maniera il più possibile effimero e chiaro. Come, quindi l'idea, narrazione da una parte, concettismo dall'altra e dall'altra parte la notazione. Il problema di come notare. È un problema che è classico per le scienze dell'uomo. Come notiamo? Come prendiamo appunti sui comportamenti? Perché poi c'è qualcuno che probabilmente farà dei big data, ma il big data bisognerà trascrivere, qualcuno dovrà trascrivere, collocarli come dati, e quali sono le notazioni che ci conducono al dato. E Barth si pone questo problema perché si pone il problema della scrittura, lo fa con gli storici. Com'è il discorso storico quando scrive? Come nota lo scrittore? Come nota il sociologo? Questo Barth lo fa. Naturalmente è evidente che ci sono due strategie che noi conosciamo molto bene, mi rivolgo giustamente agli studenti, quindi molto anche agli studenti, ed è il problema fondamentale su cui si è interrogata per esempio la mia amica e collega, ex studentessa, Gebella Pezzini, che è il problema della forma breve. Questo è un tema molto interessante, cioè perché pone il problema nella testualità dell'opposizione tra la condensazione e la catalisi. Qual è questa specie, come di, voi sapete, non ignorate questo,
che il linguaggio ha delle proprietà interessanti, è arbitrario, è doppiamente articolato, ma è elastico. Non ci dite il più elastico della lingua. Quando voi potete usare una parafrasi, voi potete fare una parafrasi lunghissima o brevissima. Potete fare un sinonimo o una parafrasi, e la parafrasi può essere lunghissima. Roussel era qualcuno che pigliava un piccolo scritto e lo dilatava a livello catalyticamente a lunghissimi livelli. Una forma breve che però sia il contrario, diversa dal frammento, il contrario della massima. Perché laico sarebbe, e questo ci aiuta a pensare, perché la massima è carica di ideologia. La massima sono cariche di significati, di concetti, le massime. Quindi l'idea per Barthes, come si fa a estenuare il senso con una struttura che come la massima, fare delle piccole massime. Ancora, e i frammenti? Attenzione ai frammenti. I frammenti sognano l'antica totalità. Il frammento piange della totalità che ha perduto e che spera di recuperare. Non funziona neanche il frammento. Una forma breve, specifica, poetica, che sarebbe questa. E l'altra la paradassi. Cioè, gli haiku, curiosamente, vengono sempre ripetuti due volte, ma ci torneremo, c'è il problema della musica, ed è il problema della paradassi. Questi, per Barthes, quindi, l'haiku si inserisce all'interno di una problematica generale di una tipologia testuale. E da questo punto di vista, la pratica dell'haiku è davvero l'impensato della letteratura. Cioè l'idea, non che noi non sappiamo fare gli haiku, è stato fatto moltissimo, moltissimi autori l'hanno fatto, lo stesso Borges faceva haiku, ma la cosa divertente non è quella, è che se ci aiuta a pensare attraverso la riflessione a questa forma specifica, qualcosa che noi non abbiamo pensato, non siamo riusciti a pensare, cioè l'idea del confronto. Noi consideriamo che quando Barthes va in Giappone e fa queste cose, faccia un po' di esotismo. Ebbene, questa pratica è il contrario dell'esotismo. L'esotismo è l'esportazione, il piacere dell'alterità, di un'alterità consumata da qualcuno che tornerà a essere esattamente come era prima. Per Barthes è il contrario, è l'idea di ritornare per pensare il proprio impensato. Bene. Poi c'è la tipologia semiotica. Allora, questo haiku, molto breve, è dentro l'impero dei segni. Perché si chiama impero dei segni? Ma perché il Giappone c'ha molti segni? No, per pietà. No, c'è scritto solo nei giornali, naturalmente, che ha diritto di essere scritto, e purtroppo anche di qualche collega, ma anche lui ha il diritto, nessuno glielo toglierà. Cioè il problema fondamentale è che un impero dei segni, quello dell'haiku, è il contrario di due altri grandi imperi, che sono da una parte il simbolo e la metafora e dall'altra il ragionamento e il sillogismo. Barthes cerca una via, un tao, un camminamento, sapete che il tao è il movimento, il cammino, un camminamento fra il simbolico metaforico da una parte e il ragionamento e il sillogismo dell'altra, che sono i due grandi imperi, e su questi imperi lui cerca l'impero del segno, che è il Giappone. L'haiku giapponese è un tentativo, l'impero del segno, rispetto a quegli imperi del segno. Ahimè, letto così, altrimenti diventa esotismo puro. E una delle cose interessanti è che questi brevissimi testi, un toro in piedi della barca nel golfo della sera, un toro in piedi in una barca nel golfo della sera, punto. Oppure nello specchio la donna si guarda, scende la neve, punto. Bene, quale sarebbe secondo Barthes la forma logica 5-7 più 5 di questi concetti, e che non ammettono commento, chiudono con me il commento, non si estendono nella narrazione, non chiedono metalinguaggio. Guardate che è importantissimo, perché altrimenti finiamo per cascare nella Madeleine di Proust. Voi dite, beh, Madeleine proustiana è un esempio di una piccola Madeleine, ma no,
La Madeleine di Proust domanda un'estensione narrativa di almeno 4, 5, 6, 8, 10 volumi, non solo, ma chiede il ricordo, richiede la memoria, di caricarsi del significato della memoria. Per Barthes è bloccare la memoria, estenuare la memoria, trovare qualcosa di senso che abbia un suo impero specifico e quindi anche interpretativo. Quindi l'idea di scoprire se esistono delle forme letterarie che da sé, nella propria forma, addirittura reggono la traccia della lotta contro l'interpretazione. Questo è il Barthes di cui sappiamo. Bene, quindi per definizione dire per esempio nello specchio scende la neve non è affatto descrittivo. Quindi è una battaglia artistica contro la descrizione. Non solo, ma è vero che molto spesso si parla di tempo, parla del tempo, la luna d'inverno, la luna autunnale, scusatemi, eccetera, eccetera. Parla di stagioni moltissimo, ma Barthes è molto bravo in questo, dice subito, fate attenzione, questo non è il nostro tempo. I giapponesi non hanno la stessa idea del tempo nostro, passato, presente, futuro. Lo Zen pensa il concetto di Ma, che è un concetto di intervallo. È un tempo spaziato, l'intervallo è un tempo spaziato. È introdurre spazio, fare intervalli. L'idea di fondo di questa pratica è la costruzione dell'intervallo. Ed è questo il tempo, non è la temporalità consecutiva, ma l'arresto della... Va bene. Definizione di Barthes, la scrittura assoluta dell'istante puro. E voi sapete benissimo che non è affatto una pratica costante, è il tentativo di trovare una forma che abbia la forma di una scrittura assoluta del puro istante. Voi direte, dove ci sta portando? Mi sto portando sulla camera chiara, quindi non... ma forse qualcuno l'ha già capito. Ancora, è un luogo di assegnazione di senso ma solo sfumato, cioè questo senso non è mai assegnato ma è sempre sfumato, una sfumatura radicale. Il suo ritmo, perché c'è questa spaziatura, è il timbro, non è il ritmo specifico. Bene, ancora, adesso comincia a diventare più interessante perché la questione è, sì, ma fino ad ora abbiamo parlato di luoghi, abbiamo parlato di stagioni, abbiamo parlato eccetera eccetera, ma chi parla? Dov'è il soggetto? Ecco, finalmente arriva il soggetto che Barthes vuol portare, che è quello che vuole in qualche misura mettere a distanza l'oggettività della scienza semiotica, così come lo pensava lui, e dall'altra parte voleva reintrodurre la dimensione della soggettività poetica, così come la pensa la cultura in generale e quella francese in particolare per la sua struttura. Bene, definizione di Barthes. L'haiku è il puro poema dell'enunciazione, cioè è il poema in cui si rappresenta non l'enunciato, quello che viene raccontato, ma anche un poema puro della presenza di un soggetto che enuncia, come lo chiama lui, il suo egotismo. Allora, che tocca però oggetti che sono friabili, così brevi, così poco interessanti, così, ci torneremo domani, infraordinari, cioè il contrario dello straordinario. Signore che volta la faccia verso la luna, la neve che cade in uno specchio per la semplice ragione. Ma perché uno specchio? Ma perché questo specchio è vuoto. E nell'haiku, per Barthes, sta una, per lui, per me, io sto parlando di lui, per lui, nello specchio non c'è una soggettività, ma c'è una potenzialità di una soggettività che verrà a riflettersi. Bene, in questo specchio vuoto, si tratta comunque in qualche misura di un soggetto, e questo soggetto si dà curiosamente nella forma di un discorso indiretto. Noi associamo spesso la soggettività al discorso diretto, uno, due punti, aperte le virgolette e così via. Non ci sono mai.
non c'è mai un momento in cui qualcuno fa o dice qualcosa di diretto o, come si dice più elegantemente, di indiretto libero. È sempre indiretto. Bene. Qual è l'altra caratteristica che è di verità importante che ci porta verso questa idea di una critica patetica? Che è chiaramente la cosa a cui Barthes ha voluto lavorare fino al giorno che c'è stato un trasportatore, mi pare, di vestiti da lavare che lo ha investito e ucciso davanti al collegio. Mi pare che fosse una lambrinizia. Il pathos. C'è una frase molto divertente di Barthes. Non credendo alla separazione dell'affetto e del segno, ne croyant pas alla separazione dell'affetto e del segno. Questa è l'idea di Barthes. Se parliamo di sé, il segno non è lì per rappresentare, è lì per cosa? Per due punti, dice Barthes, la percezione e il turbamento. Cioè, la percezione per Barthes non è la percezione, come dice lui, di quella della psicologia cognitiva, no, è la tangibilità. Cioè l'idea è che l'IQ mette in evidenza un mondo di cose tangibili, possibilmente infraordinarie ma tangibili. Le chiama delle micro-ipotipose, lo dico per solo per specialisti di letteratura. Non è tanto l'emozione, come dicono i francesi, ma l'émoi, a parte il gioco di parole col mi, col moi, con l'io, è il turbamento, che in qualche misura non noi ci, nostra comunicazione comporta concetto, dicevamo prima, percetto e affetto. Ecco questa idea. Non vi dimenticate che Barthes aveva letto con grande passione e interesse il Nietzsche, il libro di Nietzsche scritto da Deleuze. Allora, arriviamo ad una critica patetica. Quale sarebbe questa critica patetica? Traduco da lui, aperto le virgolette. Teorizzare una lettura a partire dai momenti forti, patetici, non le unità logiche, ma affettive. La possibilità di una lettura al di là dei valori dell'opera, secondo la forza di momenti di verità. Questo è. E Barthes, e voi direte, ma siamo nel positivismo puro, ecco la verità, niente da fare, non c'è nessuna corrispondenza fra la verità e la realtà, perché uno degli scopi fondamentali di Barthes è il problema del riferimento, che è il tipico problema dei semiologi, che è il problema dei linguisti. Il linguaggio parla del mondo, ma mi sembra strano perché culture diverse, con parole diverse, dicono cose profondamente diverse. Sapete che esistono almeno 5 se non 7.000 lingue al mondo, probabilmente da quando gli uomini sono sul pianeta una buona decine di migliaia di lingue sono nate e anche morte, quindi probabilmente gli uomini hanno trovato modo di dire in modo molto diverso il mondo dove hanno vissuto. C'è il problema del riferimento. Guardate che fino a questo punto il problema andava abbastanza bene, tant'è vero che questa cosa con un senso estenuato dà a Barthes un'idea di riferimento molto semplice. La musica. Sapete che Barthes ha fatto bene a citare il suo ascolto. Barthes è qualcuno che ha scritto sulla musica, era lui stesso un pianista non proprio eccesso, ma sapeva certamente come ha fatto a scrivere un buon saggio su Rasch di Schumann. Per lui la cosa fondamentale, il suo modello musicale, erano Cage e Webern. Troverete Cage, a cui passione per Mozart è fuori dubbio, noi lo sappiamo molto bene, Cage da una parte, Weber, cioè i tempi brevi, forme brevi. Ma qui c'è un problema di realtà. Qual è la realtà in questo caso? Bene, la realtà non è l'effetto di realtà, come lui dice, scusatemi, l'effetto di reale, ma l'effetto di realtà. Che cos'è l'effetto di realtà? E che relazione ha con la verità? Allora, Barthes ha scritto una cosa molto divertente che tutti conoscono, è uno dei pochi testi che è passato tra gli amici letterati, e, oltre a, come vedremo, la composizione tra, vedremo subito, tra il tra lo studio e il punto, è il problema
dell'effetto di realtà. Com'è che un racconto può produrre un effetto di realtà? Ma è molto semplice. Quando qualcosa non serve al racconto, quella cosa lì fa un effetto di reale. Per esempio, la Marchesa uscì alle 5, lo sapete che escono sempre alle 5, le Marchese per definizione, da Valerie in poi non hanno altro periodo per uscire, e la pendola Luigi XV batteva alle 5. Va bene, non c'è problema, alle 5 decise di uscire, se no cosa fa la Marchesa? Bene, il problema è perché Luigi XV. Allora, voi direte, significa molto semplicemente che questa Luigi XV tornerà nel racconto con una significazione qualunque. No, non torna più. Ha messo una pendola Luigi XV. Questo aspetto decorativo del Luigi XV in realtà sta dicendo che quella pendola è proprio una pendola, cioè dà un effetto di realtà. Barth ha scritto moltissimo su questa questione e Gianfranco Marrone ha lungamente commentato e articolato questo punto, su cui non tornerò, cioè l'idea che in qualche misura gli aspetti che noi crediamo spesso decorativi della narratività sono appunto, l'infraordinario, sono in realtà gli aspetti su cui si costruisce un effetto di reale. Ah, guarda, è proprio una storia di quell'epoca lì, cioè. Bene, no, non è di questo che parlo dell'effetto di realtà, e l'effetto di realtà è l'assentimento. Guardate, non è l'adesione che è ideologica, concettuale, è l'assentimento, cioè in qualche misura assentire con che cosa? Con la percezione, con il corpo, col concetto, col percetto e con l'affetto. Ecco l'effetto di verità, ecco il Satori. Il Satori è il momento in cui davanti si ha l'effetto del vero. È vero, è così, non potrebbe essere altrimenti. Fa, come dice lui, tilt. Tilt vuol dire molto semplicemente è così e non potrebbe essere altrimenti che così. È reale perché non c'è altro modo in cui potrebbe essere. Come dice in francese, difficile da tradurre, è se sa. Voi sapete che in italiano non c'è la parola sa, una forma di impersonale molto utilizzata. Pensate che Lacan gli ha dato dalla voce con questo pronome dalla voce all'inconscio, sa parla. In italiano si può dire si parla, è possibile. Il sa è una specificità dell'impersonale molto specifica francese, questo sarebbe interessante per legare le questioni delle lingue, ma torniamo al nostro problema. E questo non è il fatto che la pendola di Luigi XV che è realista, questo è realista, il reale è quest'altra cosa. Dove arriva il Satori? Satori dice, è così, non può essere altrimenti, è il destino, è il segno del destino. Non potrà, e lì ci fermiamo, ed è interessante, perché il Satori è una specie di effetto di immobilità, dice Barth, a partire dalla quale c'è il senso viene esaurito, non c'è più da andare avanti, non c'è più da commentare. Hic manibus optime, cioè è qui, no? Cioè, dobbiamo morire, ricordate gli stoici, no? Cade lo stoico, si fa male, eccetera, eccetera, e cosa ti succede, eccetera. È qui che dobbiamo morire. Questo è il punto. Bene, cioè quest'idea è il contrario di quello che aveva pensato Barth in SZ, quando pensava che i piccoli dettagli sono sottoponibili ad una semantica dell'espansione, la chiamava. Cioè prendere una Madeleine e a farne 5 libri. Cioè l'idea che a un certo punto il Satori, che è molto diverso dall'Epifania, nell'Epifania c'è una dimensione religiosa. Ora, nello Zen non c'è Dio, non c'è valore di questo genere, e l'idea è, come non c'è nelle culture orientali, dove praticamente non c'è trascendenza, cioè la trascendenza è un sussulto dell'immanenza. Bene, non è l'epifania di quella, cioè lungamente parlato nella nostra letteratura. E adesso arriviamo alla fotografia, per concludere.
naturalmente, sul quale hai fatto bene a tirare l'attenzione. C'è una definizione molto divertente, perché sapete che questo lavoro sull'Haiku 1979-1980 è quello che precede immediatamente ed è scritto in contemporanea con Camera Chiara, col libro sul fuoco. Allora, molte delle cose che avete già sentito, se avete letto il libro sulla foto, non vi sembreranno stupefacenti. Soprattutto questa frase molto divertente. La frase, lui attribuisce questa a Claudel, ma è un'altra questione, l'incontro con la puntura, la piqûre, è una definizione ammirevole dell'haiku. L'haiku punge. Punto. Assolutamente. Cioè l'idea è che la grande opposizione quando lui lavora sulla foto è che lui cerca nella foto una strategia di intelligibilità e di senso, senso nel senso sensibile e affettiva, che sia un noema del testo che lui ritroverà come il noema della fotografia. La fotografia è il momento in cui la foto dice è successo così e non potrà mai essere diverso da così. Cioè che in qualche misura la sua lettura della fotografia è una lettura zen, è una lettura haikuista che secondo me, sulla quale dobbiamo tornare, che cos'è la differenza tra punctum e studium? Se ne è parlato moltissimo, leggiamolo per i suoi testi anche se la maggior parte di noi lo sa. Guardate che per arrivare a questa opposizione, che dice, ma scusate, è un'opposizione retorica, certamente, ma sì, ho capito che è un'opposizione retorica, ma in quale retorica? Non c'è nessuna traccia di luogo retorico in cui si opponga appunto a studio, che ne risulti. Allora, sono delle formulazioni binarie. Lui dice, come effetto della presa di senso delle forme e delle forze dell'opera. Ricordatevi, le forme e le forze, non solo le forme, anche le forze. Le forme sono per la rappresentazione, che è una forza sola. La rappresentazione è una forza, forza rappresentativa. Poi ci sono tutte le altre. Allora, definizione dello studio, ho ricostruito da lui, però qui lo cito. È il sapere, la conoscenza, la testimonianza, la cultura, la doxa, il senso prestabilito dal creatore e dal consumatore, che non è mai erotico, salvo per sbaglio. La cultura non può dare solo che piacere, mentre il godimento è inculturale, non culturale e selvaggio. Che cos'è il punto? Ma l'abbiamo già detto. È una nozione nevralgica, una, cito, epifania passionale del dettaglio sconvolgente. Ora lui cerca nelle foto proprio questo. E non le trova nel cinema, ma per definizione. Il cinema è lo svolgimento narrativo. Il cinema non è il punctum dell'haiku. Il cinema è, come lui ripete, diceva, gli piacciono solo i fotogrammi, ma per forza gli piacciono i fotogrammi, gli piacciono l'haiku del cinema, non gli piace la storia intera, perché la storia intera è esattamente quella dello studium e non quella del punto. Allora dice, questo segno imperioso è dunque un'opposizione su cui do subito un paio di esempi, ma non dimentichiamoci che per arrivare il nostro amico Barth ha tentato parecchie opposizioni. Guarda che Barth è strutturalista, dice sempre lo strutturalismo mi ha reso più intelligente, sono convinto anch'io che faccia così, lo dico per gli studenti, e che il post strutturalismo non sia necessariamente legato a questa crescita dell'intelligenza, ma a crescita dei saperi sì. Allora, la denotazione verso la connotazione, diceva Barth, il senso ovvio contro il senso ottuso, ne darò subito un esempio. I fattemi contro gli esplosemi. I fattemi sarebbero i pensieri calcolati di un posto rispetto all'altro che è di tipo tattico, mentre gli esplosemi
sono la leve miracolosa e eccezionale di questa tattica. Sono tutti vedete, il tattema è lo studium, cioè le sue strategie. Dice l'esplosema è il momento di, come dire, momento rapidissimo, culminante dell'IQ, breve, chiaro, e che mi dà la sensazione che non può essere che così. È là, il tilt, d'accordo? A forza di opporre arriva al studium al punto. E ci arriva per questa via qua. Vi do subito due esempi, che saranno quelli giusti. Guardate, questo lo ricorderete tutto, è un'analisi famosa, questo è un fotogramma di Eisenstein, c'è della gente che lo sa meglio di me, non mi sa, io so benissimo a chi sto parlando, ve lo ricorderete, che Bach usa come esempio del suo libro, suo articolo sul senso ottuso. Ricordate come quando ne parlo. Sapete da dove viene questa idea della banda della donna, che in qualche misura è quello che lui chiama l'enfasi ellittica dell'emozione? Enfasi ellittica dell'emozione viene da un haiku zen in cui c'è una ragazza, c'è uno dei pochi casi di lieve erotismo, in cui dice che una ragazza la cui fascia intorno alla testa ha suscitato qualche piccolo turbamento. Si tratta della trascrizione mai esatta di una di questo haiku che non vi cito. Ma adesso vi cito un esempio, quest'altro, vi ricordate come esempio perfetto di sempre nella camera chiara. Ricordate, è un'istituzione mentale, la fotografia di Heinlein nel New Jersey nel 24, sono due bambini scemi, per dirlo in maniera volgare, grossolana. Bach lo guarda e pratica la sua lettura alquista, cioè guarda il punto. Qual è il punto suo? Qual è il suo momento di satori? Qual è l'affetto di emotivo, eccetera, eccetera? Non vi sorprenderà, guardatelo bene, è il collo alla Danton del vestito del bambino ed è una bambolina piccolissima che sta nelle mani della bambina. Sono, voi direte, ma come ha fatto a guardare lì? Ma è lo sguardo dell'alquista, non è lo sguardo, se oso dire, dello studium. Lo sguardo dello studium è poveri ragazzi, poveri bambini, l'abbandono, la deformazione fisica, eccetera, eccetera. No, no, è l'idea che c'è all'interno di questo testo alcuni punti che lui rileva e che sono legati alle sue dimensioni di affettività. Ed ecco l'ultimo esempio con cui chiudiamo, che è questo. Voi ricorderete, chi studia cinema lo sa benissimo, si tratta della bambola di Fellini, si tratta della famosa bambola meccanica del Casanova di Fellini. Allora, se guardate il penultimo paragrafo della Camera Chiara non sarete affatto sorpresi, perché nella penultima abbiamo proprio questa lettura di Barthes che tenta di studiare questo, guardate che sembra contraddittorio, perché in realtà lui prende un film in questo caso, ma lui lo tratta, dice lui, come se fosse un fotogramma. Ora, cosa succede? Guardate, è un esercizio molto interessante, perché è un capitoletto intero che Barthes dedica a Casanova. Casanova lo annoia profondamente, perché Casanova per lui è lo studium, è la cultura. E qual è invece la possibilità di uscirne per Barthes? Con una critica patetica, che sia capace di trovare qualcosa d'altro, e in cui l'autore cerchi qualcosa che è di sé, del proprio piacere, del proprio godimento. Allora, prima osservazione. In realtà il testo sul Casanova che volevo farvi leggere non sta dentro la Camera Chiara, sta già nella preparazione al romanzo, dove parla dell'aico, che poi viene trasportato come tale, con delle modifiche sistematiche all'interno della Camera Chiara. Dice, tutto il Casanova, problema dell'intertestualità. Bach ha perduto sua madre e ha passato tutto il pomeriggio per dare le foto della mamma morta. Quindi quando guarda questo film, non sta a guardare il Casanova come lo guarderebbe un critico cinematografico,
e avrebbe, che avrebbe perfettamente ragione di farlo, lo guarda come qualcuno che in qualche misura tenta di ritrovare nell'opera un godimento, non un piacere, un godimento eccetera, che tenti di spiegare certi effetti speciali che provocano su di noi la letteratura, il cinema, la pittura, l'arte e così via. Allora, tutto il Casanova di Fellini, che io non amo affatto, lui che parla, è salvato dal fatto che questo automa ha fatto tilt in me, ben inteso, fuori da ogni accezione di gusto culturale. Studium. Allora, è il dettaglio concreto di questa giovane automa. Magrezza, tenuità della silhouette, poco corpo sotto la roba piatta, i guanti sciupati di filaticcio bianco, il pennacchio della, della coiffure leggermente ridicolo, il viso dipinto e però individualmente innocente, disperatamente inerte, eppure disponibile, offerto, amante, secondo un momento angelico di buona volontà. A questo io reagisco con una, dice, ma con una straordinaria cosa che di cui sono stupito, la pietà. Perché la pietà? E dice una parola così vecchia, così passata, come mai la pietà? Allora, io ho molte spiegazioni, una è molto semplice, è la tipologia zen di grandi sentimenti fondamentali, sono quattro, e uno si chiama la compassione. Cioè, ancora una volta, la lettura di Barthes è una lettura pienamente, pienamente zen di questa cosa. Guardate, provo a raccontarla per chiudere, perché è questo che in realtà volevo fare. Tento di raccontarvi una storia molto breve. Un giorno mi hanno chiesto di dare un esempio di questa strategia letteraria, che è meraviglia, io sono semiologo professionale. E mi ha colpito molto. È la storia di una donna che ha perso il figlio, chiede giustizia al tribunale ebraico, agli assidim del suo tribunale, i quali la condannano dicendo che la colpa è del figliolo, eccetera. Poi dopo un po' la donna torna a visitare il presidente del tribunale, il quale dice, ma riesaminiamo il caso. E l'altro dice, ma abbiamo guardato tutto, sappiamo tutto, abbiamo preso tutte le informazioni, perché vuoi rilanciare la cosa? E lui risponde, se no non avrebbe pianto così. Davanti a quel così lei rifà l'analisi, loro ricominciano saggiamente. Bene, adesso due osservazioni finali che avevo promessi rapidamente a Gianfranco. E ogni autore ha un prequel e un sequel, naturalmente soprattutto nel Mochillo, come noi sappiamo, che diventa piccolo, che diventa vecchio, eccetera. Allora, rileggete, se non vi dispiace, testi che sono emersi di recente sugli studi di Ferdinando e Saussure sulla problematica della deontologica, cioè l'idea che i segni non si riferiscono al reale ma sono sistemi di differenza. Sarebbe impensabile dire che tutto ciò viene dall'induismo se non sapessimo molto bene che la linguistica dell'Ottocento francese, scusatemi, tedesco e inglese, rinasce dallo studio di che cosa? Ma dal sanscrito, dove l'idea fondamentale è il concetto di Shunyavadya, cioè il concetto di segno zero. Il concetto di segno zero è induista, buddista, e viene a Saussure attraverso l'esperienza della conoscenza del sanscrito. Ci sono sull'argomento articoli molto, molto ricchi, molto interessanti. Barthes cita la critica dei logici buddisti alla nozione di Brahmano, di Brahman, l'idea di una radicale differenza fondata sulla negazione, quella che si chiama l'apohavada, cioè una specie di antiontologia sistematica. Il linguaggio non è fatto per disegnare il mondo, ma disegnare sistemi di differenze che rinviano nel loro insieme al mondo. Viene da lì, viene dall'incontro dell'idea che esiste l'indoeuropeo. È lì che nasce, dagli inglesi, dai tedeschi, questa idea.
Adesso veniamo nel sequel, che è molto più semplice da fare. Uno è Baudrillard. Non vi dimenticate che Baudrillard, questo passaggio sul vocalismo indoeuropeo di Saussure, Baudrillard ha scritto un libro che si chiama L'America, che è esattamente il controlibro dell'impero dei segni di Bach del Giappone. E uno dei suoi temi fondamentali, ci torneremo domani sera, è il problema del deserto. Deserto come segno zero. Deserto come luogo della estrema distanza da ogni tipo di significazione. Bene, ci torneremo domani, mi sembrerebbe importante che lo troviamo. L'ultimo è invece, curiosamente, il miglior, credo, dal nostro punto di vista, ed è proprio l'ultimo, ve lo prometto, ed è l'ultimo è François Julien, cioè il grande sinologo. Il grande sinologo comincia il suo primo libro, diciamo che noi abbiamo letto con cura, e comincia questo suo primo libro dicendo: Bach è tornato dalla Cina con una frase seguente: la Cina è fatta, cioè la Cina non ha sapore. E tutto il libro tutto il libro di Julien sulla Cina, sull'estetica cinese, è fondata sul concetto di insapore, cioè sull'idea che per una cultura di estetica di quel genere l'insapore è quella assenza di sapore che non ha scelto fra nessun sapore, dopodiché ha perso tutti gli altri, ma che mantiene nel suo neutralità la potenzialità di tutti i sapori possibili. Ecco un altro pensiero profondamente Tao. Ecco un altro pensiero molto molto profondo. L'acqua è la cosa che ha il massimo di sapore. L'acqua fresca, perché l'acqua fresca che ha il massimo di sapore converge tutte le potenzialità virtuali di tutte le realizzazioni di sapori possibili. Il rumore molto breve di due legni battuti contiene in sé tutte le possibilità di tutte le musiche che possono essere... Bene, Julien è, insieme a Baudrillard, qualcosa che in qualche misura è un sequel del Bach che vi ho raccontato. Conclusione. Bach diceva di amare tra tutti gli alberi la palma. Perché? Perché i rami non puntano verso l'alto, ma li cadono come un dono. Lo leggo in francese perché vale la pena. Les arbres sont des alphabets. Gli alberi sono gli alfabeti, dicevano i greci. Parmi tous les arbres lettres, tutti gli alberi lettera. Il palma, la palma è il più bello. Della scrittura profusa e distinta come il getto delle palme possiede il maggiore effetto, la ritombe. Cadere. Ecco, ritengo che stasera abbiamo provato a riattivare la palma, la ricaduta di uno dei pensieri meno noti di Bach. Grazie. Allora, nel pensare... Nel pensare a chi avete discusso, commentato questa conferenza di Paolo Fabbri, abbiamo giocato sul facile, nel senso che Gianfranco Marione ha un lungo percorso di continue collaborazioni, interazioni con Paolo Fabbri. Prima di dargli la parola, mi viene da dire, avendo ascoltato Paolo, e a meno che non abbia sovrapposto me stesso a Paolo, Paolo a un certo punto, parlando, ha detto Nembo Kit invece del Super. Sì. Ecco, era il punctum della discussione di Paolo.
cioè in quel Nembo Kid c'era Paolo Patria. Gianfranco. Bene, grazie. Non so se si stanno sentendo gli aperitivi, ma l'orario è arrivato, quindi è evidente che fare da discussion tra Paolo Paoli non è facilissimo, non è evidente, appunto. Ringrazio ugualmente l'invito, nonostante appunto sia un ruolo non facile. Cercherò di essere breve, come si dice, da un lato appunto provare a discutere alcuni punti del discorso di Paolo, dall'altro cercare di dare non una risposta, ma insomma in qualche modo intervenire su quest'idea del riscoprire Barth, che è un gesto diciamo ciclico nella nostra storia. Io non sapevo bene cosa fare, quindi mi ha preceduto Alberto poc'anzi, ho tirato fuori una intervista che sta in questo libro che si chiama La grana della voce, non so neanche se è in audio, lo stampi ancora, che è un libro in cui sono raccolte una trentina di interviste a Roland Barthes, tutte sui suoi libri. Usciva un libro, quindi facevano due o tre interviste, eccetera. Ce n'è una verso la fine, pubblicata su Le Monde Dimanche del 16 settembre del 1979, cioè sei mesi prima, ho fatto i conti della sua morte, che invece non ha nulla a che vedere con i suoi libri e tratta un tema che di cui non si è mai occupato. L'intervista si chiama Osons être paresseux, osiamo essere pigri. E quello che mi stava fregando poco fa Alberto, sono sette pagine. La prima cosa che mi sono chiesto è perché hanno chiesto a parte di un'intervista su questo argomento di cui lui non si è mai occupato. Ho cercato in rete il numero, non l'ho trovato, però l'intervista c'è ovviamente nel sito di Le Monde. Mi viene il sospetto, dato che la prima domanda è sulla scuola, sulla pigrizia a scuola, ci dovesse essere un dossier su questo argomento. Questo ci interessa poco. Quello che vorrei provare a fare in questi minuti che ho a disposizione è di notare come invece questo tema della pigrizia sia, anche dopo aver ascoltato Paolo, sia abbastanza, come dire, legato alla sua opera. Sapete che Barth aveva collezionava progetti di libri da scrivere, ne ce n'erano tantissimi, una volta Paolo ha fatto il conto, erano veramente tanti. Credo che ce ne sia anche uno sulla pigrizia, ma non è arrivato a fare, sempre per una cosa della lavandaia. L'immagine che vedete qui dietro l'ho trovata ieri su Facebook, ma Circo è un classico, chi frequenta Facebook ne trova a decine se non a centinaia, è il classico problema delle vacanze dell'accademico, dello studioso, dello scrittore, ma soprattutto del professore universitario. Ce ne sono tantissime, se ne mettete una su Facebook prendete una quantità di like straordinarie, Alberto lo sa. Questa l'ho presa ieri, non mi ricordo più dopo, era Barth in qualche modo ha esattamente presente questo stereotipo del cosa fa lo scrittore in vacanza, che tra l'altro ricorderete è il titolo di uno scritto su Git, che sta nel libro. Allora, la pigrizia come sapete è un tema enorme. È un tema a prima vista pochissimo orientale, un tema occidentale per definizione, è il problema del lavoro, c'erano Marx e Lafargue che litigavano a casa su questa questione, Lafargue aveva scritto il famoso elogio della pigrizia, che Carlo Marx si era innervosito moltissimo, sapete che Lafargue era suo genero, quindi aveva anche un problema in famiglia su questo. È un tema classico, quello dell'ozio, da Seneca a Bertrand Russell, eccetera. Però
vedremo, c'è anche una sua declinazione orientale, ci sono anche degli ari, in qualche modo sono legati a questo. Sono 7 pagine, io riassumo molto rapidamente, cercando di dare un po' d'ordine. Dunque, ci sono tre come dire, declinazioni del tema. Uno è proprio di tipo sociale, una questione sulla valorizzazione sociale del tempo, il tempo del lavoro e il tempo cosiddetto libero. Un'altra è proprio la questione che Paolo ha già chiamato infra, dell'infraordinario, cioè della pigrizia personale quotidiana, di quello che c'è giorno per giorno. E poi soluzione, almeno una delle soluzioni che lui prospetta, è legata anche lì alla preparazione del romanzo ed è Proust, già citato anche lì. Il punto di partenza è interessante. Barthes a un certo punto dice: quello che è terribile della pigrizia è che può essere la cosa più banale, più stereotipata, meno pensata del mondo, come può essere quella più pensata. Può essere una disposizione, ma può essere anche una conquista. C'è dunque una specie di narrazione, di narratività all'interno, no? Da un lato una disposizione, qualcosa che sta per succedere, dall'altro lato una conquista, qualcosa che è già successo. Sono due momenti molto diversi del racconto. Ho provato a fare un elenco di tutte le pigrizie di cui lui costruisce indirettamente, implicitamente una tipologia delle pigrizie, ve l'elenco in disordine. Una pigrizia come tattica di risposta alla noia, ci torneremo, che credo sia la cosa più interessante, più legata al mondo orientale. Una pigrizia vergognosa che si impone. Lui dice a un certo punto che la pigrizia si impone su di me, non faccio altro che subirla. Poi c'è quella che lui chiama una forma gloriosa della pigrizia, oppure quella che lui chiama una forma filosofica, il puro far nulla. Adesso li articoliamo. Poi c'è quella che lui chiama una marinata, nel senso quando si dice marinare la scuola, no? Ovviamente è la risposta alla prima domanda che gli viene fatta. Cosa succede? Quando lui dice, a un certo punto ci si butta a letto e si marina, non si fa niente e i pensieri girano intorno e si è un po' depressi. Poi c'è la pigrizia riuscita, che è un po' quella di quel problema lì, cioè cosa faccio per essere veramente pigro? Io che in fondo passo la mia giornata a leggere e scrivere, cioè quello che gli altri fanno quando stanno al tempo libero. Stereotipo dei social. E poi c'è una pigrizia come diritto. Lui non cita la FARC, ma ovviamente il riferimento è chiaro. Allora, cominciamo da queste questioni appunto del diritto, queste questioni tipo... Lui fa una distinzione molto chiara tra il fare altro e il non fare. E dice, bisognerebbe anche vedere che cos'è la pigrizia nella vita moderna. Ha notato, parlando con l'intervistatrice, ha notato che si parla sempre di un diritto degli svaghi e mai di un diritto alla pigrizia. Mi domando del resto se da noi occidentali moderni esista questo non far nulla. Anche persone che hanno una vita completamente diversa dalla mia, più alienata, più dura, più laboriosa, quando sono libere non fanno nulla, fanno sempre qualcosa. Cioè, è abbastanza chiaro, Barthes, che ha letto Marx, che ha letto Fourier, che ha letto la Farg, dice molto chiaramente che il problema della pigrizia non è quello del tempo libero. Il fatto stesso che esista un tempo libero presuppone che esista un tempo non libero, quello del lavoro, e dunque il tempo libero non è altro che una riaffermazione di una presupposizione che è appunto quella del lavoro, quello del lavoro come dovere, no? Il problema è, eccoci, trovare una pigrizia neutra. Allora, Barthes parla di questa questione della scuola e dice: a scuola c'è questo mito della pigrizia. La pigrizia, lui dice, da un lato è lo scarso rendimento, a causa di uno scarso impegno. Dunque qualcosa da scacciare via, però anche una tattica personale per superare le frustrazioni. Ci sono studenti, questo è più parlo da scuola, e fa riferimento, Barthes, come sapete, era un classicista, ad una doppia etimologia. Usa questa mossa retorica dell'etimologia e dice: in latino piger significa lento, quindi è l'aspetto più negativo, più triste della pigrizia.
ed è fare le cose sì, ma farle male, contro voglia. Soddisfare le istituzioni dandole una risposta, ma una risposta che si trascina. In greco invece si dice argos, cioè a ergos, molto semplicemente qualcuno che non lavora. E conclude, il greco è molto più franco del latino. Lui si chiede cosa sia questa pigrizia, una reale pigrizia antisociale, una pigrizia appunto riuscita, quella che dovrebbe praticare quella signora sulla sedia a sdraio. Ma Paolo ha già sottolineato con i gusti testuali di parte, quindi lui fa riferimento esclusivamente al termine maschile e dice Russo in Svizzera verso la fine della sua vita faceva merletti. Senza troppa ironia si potrebbe dire, si potrebbe porre il problema della maglia, lavorare a maglia è il gesto di una certa pigrizia, a meno che non si sia ripresi dal desiderio di finire il lavoro. Ma le convenzioni vietano agli uomini di lavorare a maglia. Non è sempre stato così. 150 anni fa, 100, forse gli uomini facevano correntemente degli arazzi. Ora questo non è più possibile. Lo spettacolo, la cosa che lui parla, a un certo punto ve la riassumo io, lui vede un ragazzo in metropolitana che tira fuori dalla borsa e si mette lì a fare la maglia e tutti lo guardano scandalizzati e lui dice ecco un esempio di una pigrizia riuscita, perché è una pigrizia gratuita, senza finalità. Vediamo invece adesso cosa dice dal punto di vista dell'infraordinario, cioè della sua stessa vita. Primo, la pigrizia non è la siesta, non è il riposino pomeridiano. È il restare a letto quando si è finito il riposino pomeridiano. E poi è una cosa interessante, ma lì appunto gli inglesi, Mark Twain, Stevenson e tanti altri hanno detto, hanno scritto pagine molto belle su queste cose, restare a letto, nonostante tutto. Non so se lui abbia letto queste cose, ma dice la stessa. E proprio quello è il problema, cioè il puro poltrire. Si potrebbe costruire una teoria della pigrizia a partire dagli oggetti. La poltrona, il letto, la suola, la stufa, il camino, ma quello è un'altra storia. Qualcuno potrebbe dire, sempre lui che parla, potrebbe essere andare al bar, al caffè. Invece no, andare al caffè no. Andare al caffè è una forma ancora di lavoro, dice, un emploi du temps, in qualche modo non c'è una ritualizzazione. Così come c'è una ritualizzazione, poi dedica un po' di tempo al problema della domenica. Lui dice la domenica è la forma ritualizzata della pigrizia, può diventare come sempre non stare oltre il lavoro, dunque non lo è veramente. Poi a un certo punto la spara grossa e dice forse è l'unica forma votiva nel senso della vocazione votiva della pigrizia sarebbe la libera. Veniamo a una delle sue possibili interpretazioni nel senso teatrale del termine, cioè come lui vive la pigrizia, come la interpreta, come la usa. È probabile che adesso la pigrizia consista non nel non far nulla, dato che non ne siamo capaci, ma nello spezzare il tempo, e qui ci avviciniamo alle questioni di cui parlo. Ma nello spezzare il tempo il più spesso possibile, nel diversificarlo. È quello che faccio io su piccola scala quando introduco delle diversioni nel mio lavoro, spezzo il tempo, è un modo di rendermi pigro. Nella Parigi attuale non ci sono più tanti gesti di pigrizia, il caffè è sempre una pigrizia con dei raccordi, l'abbiamo detto, ci sono delle conversazioni, non è la vera pigrizia. Mi ricordo di questa immagine. Quando ero bambino, adolescente, Parigi era diversa. Era prima della guerra, l'estate faceva caldo, più caldo di adesso, non c'era ancora il global warming, faceva caldo, più caldo di adesso, almeno si crede, comunque io lo credo. Allora, molto spesso si vedevano i portieri, i famosi portieri parigini, ce n'erano molti, era un'istituzione, di sera, quando faceva molto caldo, mettere fuori delle sedie davanti alle porte, sulla strada, e sedersi senza far nulla. È una visione della pigrizia che si è cancellata, non la ritrovo più nella vita, io vi potrei dire se è successo ancora, viene in Sicilia, metropolitana. Allora,
Ecco finalmente la questione. Lui li cita Flaubert, che in maniera molto più intelligente di quella signorina, quando gli chiedono, ma lei non si riposa mai? Lui dice, ma perché cosa volete che vi riposi? E lui dice, ecco, questo è il problema, cioè cosa facciamo noi che leggiamo, scriviamo per lavoro nel tempo libero? Come facciamo ad essere liberi? Ed ecco che dice, tuttavia aspiro a un'altra edilizia. Una poesia zen, che mi sconvolge sempre per la sua semplicità, potrebbe essere la definizione poetica della pigrizia di cui sogni. Ecco, è un haiku ovviamente, seduto pacificamente senza fare nulla, viene la primavera e l'erba cresce da sola. Ve la lascio lì, ci torno alla fine. Passiamo a Proust. In cui Barthes viene fuori un po' col suo atteggiamento un po' calvinista, diciamo così, cioè capisce che forse le ha sparate troppo grosse queste cose sulla pigrizia, quindi deve ridimensionare, e lo fa citando Proust. È divertente perché dice una cosa diversa quando dice sulla Madeleine, perché a un certo punto lui dice essere pigri è, per riprendere la metafora cristiana, essere come la Madeleine, che si disgrega lentamente nella bocca e che in quel momento è pigra. Il soggetto si lascia disgregare dal ricordo ed è pigro. Se non lo fosse, ricorrerebbe una memoria involontaria. Si può fare ricorso a un'altra immagine, quella dei fiori di carta giapponesi, molto pressati, che si distendono e si sviluppano nell'acqua. La pigrizia sarebbe questo, un momento della scrittura, un momento dell'opera. Cioè, avete capito dove vuole andare a finire il discorso, ci sono due momenti della scrittura, comunque su cui si spende un sacco di tempo della sua vita a non fare nulla, a perdere tempo, poi a un certo punto deve ritrovare questo tempo che ha perduto e si mette a scrivere. E quindi dice Barthes, scrivere è un godimento, ma nello stesso tempo un godimento difficile, perché deve attraversare delle zone di lavoro molto dure, con i rischi che questo comporta, desideri e minacce di pigrizia, tentazione di rinunciare, stanchezze, rivolte. Effettivamente, si è fondamentalmente pigri o si è deciso di essere, una cosa perfettamente concepibile, se lo si è, non si può più scrivere. Non mi piace questa conclusione, mi sembra un po' triste, dopo il discorso di Barthes, nonostante abbia utilizzato un autoritas come Proust. Allora, vorrei chiudere con due questioni, anche per riprendere le cose di Paolo. Una è quella che dicevo all'inizio, cioè lui insiste molto sul fatto che la pigrizia è il contrario della noia, che è interessante perché è un'idea assolutamente orientale, no? Per nulla occidentale, per noi, anzi, molto spesso come sapete, nella grande glorificazione del lavoro che dal 700 in poi si è sempre fatta, l'idea è se non fai niente da noi, quindi il pigro si annoia. Per me è esattamente il contrario. È un'idea che ho ritrovato in un libro che lui non cita, ma che è uno dei capisaldi della cultura giapponese tradizionale, di un monaco zen del 1300 che si chiama Kenko Yoshida, e il libro si chiama Ore d'Ozio. È un classico della... è strano che lui non lo citi. Questo Ore d'Ozio, che in italiano è stato pubblicato da diversi editori, da Elfica, Marsiglia, insomma, ne trovate parecchie versioni, anche con titoli leggermente diversi, è un libro che viene studiato nelle scuole, quindi è un libro che fa parte, che ancora oggi viene studiato nelle scuole, che viene discusso nei dottorati di ricerca, cioè è un libro chiave, in cui in cui l'ozio, momenti d'ozio, non è il tema del libro, lui non parla mai dell'ozio, quasi mai dell'ozio. L'ozio è la condizione di possibilità della scrittura. Lui dice molto chiaramente, lui scrive nelle ore d'ozio per cacciare la noia, per scacciare la noia dell'esistenza. Quindi non c'è la classica opposizione latina, ozium e ozium, assolutamente, ma abbiamo quest'idea della scrittura dispiegamento dell'ozio. Kenko
racconta la leggenda, poi i filologi hanno detto che non è così, ma insomma la leggenda l'ha raccontata lo stesso. E cioè che no, fa parte della che lui scriveva questi frammenti 243 in dei fogli di carta verticale che poi appendeva alle pareti di casa. Poi alla sua morte è intervenuto qualcuno, li ha messi insieme, ha cercato di dargli una struttura e li ha pubblicati. Quindi chiaramente, perché l'ho ricordato? Perché l'idea della frammentarietà, dell'imperfezione, della non compiutezza, l'idea appunto di un libro in cui il problema fondamentale è questo del non avere niente da fare, quindi del poter fare altre cose. L'unico frammento in cui si parla di questo, mi domando quali sentimenti spingono un uomo a lamentarsi di non avere niente da fare. Io sono felicissimo quando non c'è nulla che mi distrangga e sono completamente solo. Ma c'è anche un haiku di Bach, ricordato da Barthi in un'altra intervista, che volevo leggere perché mi sembra interessante che, come dire, a un certo punto c'è anche una retorica, un antistereotipo che diventa stereotipo, questa questione dell'imperfezione, della non compiutezza e così via. Della vita in cui tutto è frammentario, eccetera, e a un certo punto Barthes cita questo haiku: com'è ammirevole colui che non pensa la vita effimera vedendo un lago. L'altro punto con cui chiudo è quello, anche lì ricordato da Paolo, anche se in un senso un po' diverso, è quello del... A un certo punto arriva il momento fondamentale, cioè perché la pigrizia in Giappone, in generale in Oriente, in Cina, un po' così, è completamente diversa dalla nostra? E lui dà una spiegazione molto chiara, ma che poi Giuliano riprende tutti i suoi libri, in molti i suoi libri, cioè il problema della soggettività, o per meglio dire della mancanza di soggettività. Cioè è chiaro che c'è l'enunciazione, eccetera, quello che ha detto Paolo, però a un certo punto lui lo dice molto chiaramente, questo è preso dall'Impero dei Segni: il tempo dello haiku è senza soggetto. La lettura non ha altro io che la totalità di altri haiku di cui questo io, per infinite rifrazioni, non è mai altro che il luogo di lettura. Torniamo alla poesia, all'haiku pigro che avevamo detto prima, ve lo rileggo. Seduto pacificamente senza far nulla, viene la primavera. La primavera in francese è maschile, quindi il primavera. Seduto pacificamente senza far nulla, viene il primavera. E l'erba cresce da sola. Perché vi ho ricordato questa cosa del maschile? Perché dice Barthes è un anacoluto. Chi è che è seduto? A prima vista potrebbe essere la primavera, ma non è la primavera, quindi c'è il classico anacoluto, la classica rottura della costruzione. Quindi lui dice non è la primavera essere seduto. Questa rottura di costruzione, voluto o no, indica bene che nella situazione di pigrizia il soggetto è quasi spossessato della sua consistenza di soggetto, è decentrato, non può nemmeno dire io. Questa sarebbe la vera pigrizia, arrivare in alcuni momenti a non dover più dire io. Vi ringrazio. Allora, non abbiamo molto tempo e quindi chi vuole intervenire con te, ma noi intorno alle 8, 8 e 5, no? Dobbiamo chiudere con l'arbitrio di chi coordina con 2x9 il momento, perché sono contento che è successo, insomma, che per dare inizio a questo primo incontro, diciamo, dopo quello che c'è stato con Brandotti, che dovrebbe aprire questa serie su autori francesi che riteniamo, comunque, su cui vorremmo discutere se è giusto o meno ritenere che siano cruciali, mi consola il fatto che Marrone è arrivato con lo stesso testo che avevo pescato io. C'è un motivo.
Allora, sì, frequentiamo le stesse amicizie. Frequentiamo le stesse amicizie, vuol dire che l'abbiamo trovato sulla rete, non so, che perlomeno per me è stato così, forse invece è una franca. Allora, nella lettura di questa intervista, quello che però mi ha più colpito che il tema della pigrizia venga sollevato, lo solleva in tanti modi, con tante fonti, ma quello che mi ha colpito è il fatto della reazione di pigrizia nei giovani, nei ragazzi, rispetto alla scuola. Cioè il fatto che della scuola non interessa loro nulla e che appunto reagiscono quindi con la pigrizia. Allora ho pensato, questo me l'ero portato, che questo fosse molto in tema con gli incontri che facciamo, se appunto ci troveremo d'accordo sul fatto che gli autori francesi, questa serie di autori francesi, che diciamo più o meno abbiamo alle spalle, no? E solo alcuni sopravvivono, siano quel tipo di cultura e di letteratura che ci può aiutare molto a capire quello che accade nella dimensione delle reti, quello che, riassumendo rapidamente, diciamo con i linguaggi digitali. Allora ho pensato che la cultura scolastica, la cultura della scuola, ha che il bersaglio, attraverso anche alcuni suoi autorevoli emissari, ha come bersaglio proprio la cultura praticata nella lingua, che viene appunto definita forma di pigrizia, no? Forma di ignoranza. Allora, se vi ricordate tutte le cose che Gianfranco ha elencato, cioè delle qualità che ci sarebbero nella pigrizia, che sono contemporaneamente quella appunto del non far nulla, anche di non volere fare nulla, ecco, ho pensato che fosse una bella chiave interpretativa di quelli che sono i giovani che oggi appunto non smanettano sul computer, che sono un particolare oggetto, no, di critica da parte delle culture istituzionali. Insomma, chi smanetta sulla rete sono, diciamo, dei ragazzi che fanno la maglia, no? Cioè c'è una forma, diciamo, no? Che appunto oscilla tra i due significati, no, quello latino e quello greco, diciamo, della pigrizia, e che sono da un lato appunto quello di prendere le distanze, essere annoiati, no? Cioè, ma contemporaneamente anche quello di non volere, del rifiuto radicale. Per questo appunto mi pare si prestasse, diciamo, no? Proseguo della discussione, ed è per questo, tra l'altro, che nella rosa degli autori di cui discuteremo e di cui parleremo, io penso che un posto particolare debba usare, perché sono tutti autori difficili, dove faticosi da leggere, dove quello che forse poi invece è più immediato, no? Più semplice, più terra terra spesso, ma io lo trovo geniale è Michel Serre. Dove questi elementi possono essere non molto, molto pertinenti. Bene, chi vuole intervenire? Scusa, ho guardato. Chi ha la pigrizia per intervenire? Preparare. Riconosce che non è facile. Preparare l'altra eccezione, cioè quella che non volete intervenire. Vabbè, posso chiedere a Paolo una cosa? Allora, parlando dell'haiku, no? La preparazione del romanzo, dal punto di vista, sono lezioni, sono due volumi complessi, eccetera, eccetera. Però, pensando a quanto dice Barthes, questa preparazione del romanzo nasce, dice lui, dal desiderio di cambiare registro rispetto alla scrittura saggistica,
politica, no? E anche dopo la morte della madre, già quel libro è una narrazione, diciamo così, anche se il termine è improprio. Allora, tu hai parlato di poesia, società, eccetera. Allora, io due libri li ho studiati, letti, eccetera, eccetera. Ti volevo chiedere, tu hai l'impressione che in quel testo, la preparazione del romanzo, che anche come appunti dal punto di vista proprio di organizzazione, no? Con le scritte al lato, le note, fa tutte queste, come dire, notazioni, appunti diversi come forma. Pensi che lui cambi qualcosa anche rispetto a questo desiderio di usare l'haiku come momenti di esistenza, di scrivere in prima persona, cioè quello che lui voleva scrivere era sulla madre, il rapporto, il rapporto della madre e così via. Tu pensi che lui cambia anche, abbia cambiato un po' il modo di fare saggistica o no? Sono soltanto appunti privati. Lui sarebbe arrivato, se non fosse morto, lo avrebbe scritto un romanzo, cioè il desiderio che lui aveva, lui dice, per me scrivere in un'altra forma è una vita nuova, no? Come per Dante, no? Per Proust. Ecco, lui comunque da quegli appunti sul romanzo, secondo te l'avrebbe fatto, avrebbe scritto poeticamente invece poesia? Mi chiudo. Intanto una brevissima risposta per la noia degli studenti, eccetera. La teoria dell'haiku è una propedeutica a interessarsi delle cose che diciamo leggendole diversamente. Quindi è questa l'idea. Cioè l'idea di fondo dell'haiku è in qualche misura quando nella camera chiara lui vede queste cose e improvvisamente dice c'è un modo di guardare diverso che dà effetti in verità diversi. Questo si può insegnare, anche perché lo Zen si insegna. E secondo me questa propedeutica è fondamentale ed è per quello che è interessante leggere questo libro, anche qui giustamente è esposto a quantità di immagini incredibili, ma nelle quantità di immagini incredibili vengono spesso dei punti di studium, ma anche sicuramente dei punti di punctum importanti, quindi ritengo che nell'insegnamento aiutare al punto sia fondamentale. C'è una propedeutica, quindi non ho nessuna disperazione sui giovani, eccetera, eccetera. E il Però si può avere disperazione invece per la scuola, dove sì, mi pare che sì, lo studium trionfi costantemente. Sì, no, credo che sia, ci sono altri modi di passare la conoscenza che non sia la scuola, ecco, certo. Dunque, invece quest'altra questione è stata molto discussa, ecco, hai ragione, lui ha questo satori, come dice lui, che è la morte della madre, e questo satori è un invito ad una vita nuova. Tra l'altro non vi dimenticate che Julien ha scritto di recente un libro che si chiama La seconda vita, che non a caso è un'altra variante su Barthes, come al solito, ma questo è un altro discorso. Ecco, Eco, che scrive molti romanzi, ha letto interamente questi due libri, ma Eco l'ha letto con cura, come un invito a farlo per lui, cioè a scrivere romanzi. E ha detto, dice, beh, figuratevi, sì, Barthes, finalmente ci è arrivato anche lui, si è messo a scrivere romanzi. Ecco, io ritengo che, come al solito, si può fare su quest'opera, cui hai ragione a dire, andava verso la creazione di un romanzo che è stato interrotto dalla morte, se non si può praticare noi un piccolo punto, che è quello che ho fatto io. Cioè io ho praticato dentro questa, hai ragione, questi appunti privati, eccetera, eccetera, questo punto di dire la poesia. Ecco, questa è la mia scelta, il mio punto, che dal punto di vista di uno studio in generale, che è quello che giustamente proponi e che anch'io devo rispettare nel suo progetto complessivo,
è interessantissimo, senza dubbio, ma direi che c'è, che abbiamo tutti il diritto di un momento di verità, e secondo me questo momento di verità di Barthes dentro, dentro questo romanzo che vuole costruire, che è il suo studio, se vuoi, è comunque suscettibile di offrire con il suo proprio metodo a dei lettori come me, ma come altri, un momento di punctum che è quello della poesia. Ecco. Posso fare una domanda a volo? Veloce? A suo tempo, quando lessi quel passaggio di Roland Barthes all'Ulimema, in cui dalla disciplina teologica passa alla chiacchiera, io rimasi scioccato. Proprio perché la semiologia, come la semiotica, che stasera stanno in qualche modo a braccetto, cose che fino a un po' di tempo fa non sarebbe stato così pacifico, credo. Però io non sapevo, non seppi, e non so ancora oggi forse, come interpretare la chiacchiera, perché tra tutte le espressioni che avrebbe potuto scegliere, ha scelto quella forse più diminuente. Quindi l'esigenza di liberarsi dalle griglie di una disciplina molto forte e razionalista, fino ad arrivare alla chiacchiera, cioè a parlare gratuito da caffè quasi, mi è sembrato a me scandaloso, a suo tempo mi si scioccato. Allora volevo sapere se è stato lo stesso per gli amanti di Barthes e gli studiosi della sua disciplina. Posso dare la brevissimamente, è il percorso di Barthes che parte da questo suo, da questa sua idea che non può sopportare, cioè c'è nella cosa di Barthes qualcosa del tipo come molti artisti che non sopportano di avere il loro risultato e ne vogliono un altro, perché ci sono altri che ripetono serenamente il loro modello per lunghissimo tempo e fra l'altro approfondendolo, variandolo in maniera straordinaria, il musicista lo fa lo stesso. Ecco, quindi quello che mi ha toccato indubbiamente è questo, ma è la sua strategia, perché per esempio che il linguaggio non sia rappresentativo, ma sia un luogo di forze, non solo di forme. Questo è importantissimo, ma è importante anche per la semiotica. Gramsci ha proposto per un anno un lungo corso che è poi terminato sulla semiotica delle passioni per come risposta a Barthes, dicendo ma no, avete ragione, le teorie narrative sono teorie di azioni che si susseguono, quelle di prop sono azioni che si con azioni, in realtà ogni azione provoca una passione specifica, si chiama passione per quello, attivo o passivo, e ogni passione provoca azioni specifiche, provocando una passione diversa si crea un'azione differente. Ecco, l'idea di Gramsci era il tentativo di rispondere a questa esigenza di Barthes dentro il progetto semiotico. Barthes invece a un certo punto lo abbandona e credo che nel progetto di Barthes ci sia, come ho detto, un'estetica soggiacente che per lui è la voce decorativa della sua carne. E per questo io spesso non dico che sono tutt'altro che bartesiano, però che capisco benissimo questa esigenza forte dei momenti di verità percettivi e emotivi, e che credo che sia interessante una propria identica di questo genere. Per questo perché ne ho parlato tanto. L'altro è che se non lo riconosci così a Barthes, cancelli metà della sua teoria letteraria. Passi il tempo a parlare di Gide e ti dimentichi che c'è Bachot. Cioè, volevo darvi un esempio semplicissimo. Nel frammento del discorso amoroso, Lacan è citato almeno tante volte quanto Roebuck, e Roebuck è un famosissimo, celeberrimo, mistico, fiammingo del XIII secolo. E cioè, le citazioni sono identiche. Ma se voi ne guardate la lettura, evidentemente Roebuck scompare completamente perché non è il nostro problema, c'è la canne, resta la canne basta. E credo che sia necessario in qualche misura rileggere davvero. E allora troveremo improvvisamente che le radici dello sguardo del punto sono delle stesse cose che poi ha ricordato Gianfranco. Allora,
vorrei dire a Paolo una cosa, che lui ha trovato il punctum in valida benissimo, ma l'ha fatto con una lezione di un'altissima filologia. Assolutamente. E credo che chi vedrà il video se ne accorgerà perfettamente. Se fosse dato che c'è anche la promessa, anzi l'assicurazione che quando uscite di qua c'è un aperitivo, e questo c'è veramente, no, invece c'è la fondazione Priori ha delle tradizioni mondane straordinarie, quindi se non ci sono altri interventi chiuderei, perché insomma è ormai chiaro che io ho un mio taglio personale, diciamo, nella serie degli incontri che ci saranno. A me è piaciuta molto, no? L'espressione che ovviamente usato, ricavandola e riusandola di Paolo, la voce decorativa. La voce della propria carne, il sap di la carne, no? E, ecco, per esempio, allora, una frase di questo genere, appunto, per essere trattata da un punto di vista teologico, culturale, eccetera, richiederebbe necessario, assolutamente necessario, avere letto appunto la carne. L'esperienza della voce decorativa della propria carne è esattamente, credo, più o meno l'esperienza che compiono quelli che smanettano sulla rete. Ecco, a me piacciono molto queste possibilità di passare, diciamo, dal sublime all'ordinario. Bene, un buon aperitivo, grazie di essere venuti, mi raccomando, domani. Ha, ha, ha.